In questo video ti spiegherò come fare marketing per B2B. Il primo consiglio, se non l'hai ancora fatto, investi nella realizzazione di un sito web aziendale. È fondamentale avere un sito web e se ne ti aiuta a farti trovare dai tuoi clienti. A mio parere, se ti occupi di B2B, non ti consiglio di investire fin dall'inizio tempo e denaro nella realizzazione di post organici su Instagram e Facebook, sono social abbastanza saturi. Inoltre, la copertura organica, cioè la copertura dei post senza investire nelle inserzioni pubblicitarie, continua ad essere sempre più limitata. Piuttosto che Instagram e Facebook, mi concentrerò su LinkedIn e Pinterest. Entrambi sono perfetti per B2B e offrono una buona copertura. Non fermarti alla sola creazione di un sito web, ma aggiungi all'interno le pagine che spiegano i tuoi servizi, chi sei e una pagina contatti. La SEO comprende una serie di strategie e di ottimizzazioni che ti permette di incrementare le visite del tuo sito web. Ti consiglio di vedere il video che trovi in descrizione e ti spiega come fare SEO. Il bello di fare SEO è che non avrai un costo fisso come nelle inserzioni pubblicitarie, essendo tutto traffico organico. YouTube è il secondo motore di ricerca più popolare. Ti consiglio di realizzare una serie di video in cui promuovi i tuoi servizi. Ad esempio, possiedi un'azienda metalmeccanica, mostri i tuoi prodotti e come lavori dall'inizio alla fine. Tutti i metodi che ti ho consigliato prima si basano sul traffico organico, cioè non paghi direttamente per il traffico e le conversioni che ricevi. Invece, con la pubblicità a pagamento, paghi per le visite o le conversioni che ottieni. Essendo molto costoso, ti consiglio questa strategia per ultima. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, dobbiamo scoprire insieme come fare marketing per B2B. Yeah!